che ha visto la Galassi confermare il titolo mondiale. Il servizio. Almeno 5.000 persone in piazza 20 settembre a Civitanova per il ritorno della box mondiale nelle Marche. Una delle piazze storiche del pugilato marchigiano ha risposto con entusiasmo ad un meeting che ha visto la campionessa del mondo Simona Galassi confermare la cintura dei pesi mosca contro la statunitense Olszewski ai punti in 10 riprese. Un bel match che ha confermato come la Galassi sia in campo femminile in questo momento uno dei più grandi talenti della box. Nel sottoclù vittoria anche per l'ex campione del mondo Michele Piccirillo, netta la superiorità sull'ungherese Petrovic, tanto che il gentiluomo, come è soprannominato da sempre, ha affondato i colpi solo nell'ultimo round ed ha messo a knockout l'avversario un paio di volte. Peccato per la pioggia che ha pesantemente condizionato il confronto tra il marchigiano Karel Sandon e l'esperto ungherese Sandor, penalizzato da un conteggio al terzo round e da un richiamo ufficiale. Buona la combinazione di chiusura del marchigiano che sul finire è riuscito a piazzare una serie pregevole. Il pesarese Ottavio Di Leo ha battuto per abbandono alla quarta ripresa l'ungherese Molnar. Di Leo è entrato subito nel combattimento e ha imposto la corta e la media distanza. Il match poteva chiudersi già alla terza ripresa con un primo conteggio all'avversario che però ha proseguito. Nel quarto round Di Leo ha chiuso il combattimento. Molto positivo anche l'esordio per l'anconitano Michele Focosi. Il superleggero ha vinto contro lo slovacco Horvat battendolo per KO tecnico alla terza ripresa. Focosi ha iniziato comprensibilmente emozionato, ma poi si è sciolto e prese le distanze ha ripetutamente colpito l'avversario con gancio e montanti fino al colpo conclusivo. Ed ora andiamo ad Urbino, dove fino al 28 luglio protagonista sarà la musica con il 40° Festival di Musica Antica. Vediamo.